Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo blush della Sephora che, ragazze, ho trovato il mio blush, finalmente. Prima di iniziare, comunque sia, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e mi raccomando anche di lasciare un commento se volete ricevere un premio a estrazione ed se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video e lo capirete. Allora, prima di tutto, blush della Sephora è il Colorful, il colore che ho io, il 5, Sweet on You. Prezzo per 3,5 grammi di prodotto, 11,90 euro. Fa parte della Sephora Collection, quindi non è quasi mai scontabile. Ma ragazze, ho trovato il mio blush sicuramente. Allora, io l'ho trovato anni fa nel calendario dell'avvento. E da allora non l'ho mai lasciato, quindi mi è durato tranquillamente 2 anni sicuramente. Non mi è mai capitato di finire un blush e soprattutto di volerlo ricomprare, perché ancora in commercio io lo ricompro di sicuro. Allora, intanto ve lo mostro, la confezione è questa. E che dire, vi ho fatto lo swatch e un attimo l'applicazione per farvi vedere come si comporta. Allora, adesso ti mostro questo blush di Sephora che è inutile, per me è il mio preferito. Si chiama Sweet on You numero 5, che ormai è completamente cancellato. Ce l'ho da 2 anni sicuramente e lo uso tutti i giorni, cioè si vede perché non è che ne è rimasto tanto, ma mi piace un sacco perché davvero è modulabile. Leggero, modulabile, va bene sia di inverno che d'estate e dura tantissimo. Vedete che faccio mostrare applicato. Guardate. Si vede appena appena, poi lo modulo io come voglio, ma è bello. Si suma bene. E poi dura davvero tanto, ma tanto. Sta passando un'ape, bene, ma cioè, va bene tutto così nei nostri video. Ed è bello, mi piace, lo uso tutti i giorni e si vede. Ed è uno di quelli, secondo me, che una volta finito ricompro E anche. comunque è quel tipico blush che dà un leggero, proprio un leggero strato di colore senza vedersi più di tanto, proprio delicato e impercettibile. Basta poco prodotto con un pennello grande, ha un sottotono leggermente caldo ed è comunque un colore satinato. Mi piace tantissimo, è inutile, mi piacciono quelli appena appena accennati e poi comunque lo vado a stratificare io perché è tranquillamente stratificabile, quindi in inverno magari ne applico meno, mentre in estate un po' di più, però davvero si adatta perfettamente alla mia carnagione, cioè si accorda perfettamente, dà appena quel leggero tocco di colore senza però che sì, senza farlo notare, perché non mi piacciono quando si notano. Questo dà proprio l'effetto sano, colorito, un leggero colorito, senza
senza però essere finto. Mi è piaciuto tantissimo. Altra cosa che io ho davvero apprezzato è il fatto che sì, è satinato, è ok, ma anche se ho la pelle mista e anche se tendo a sudare, non mi crea mai macchie di colore. Beh, durante la giornata può spostarsi il fondotinta, può spostarsi la cipria, ma lui non fa mai le chiazze perché svanisce durante il giorno e al massimo lo riapplico. Quindi davvero, anche se state fuori casa tutto il giorno, lui è una garanzia che non dovrete mai fare così per spostarlo. Bellissimo. E niente, questo è l'unico. Sì, sto pensando, però penso che sia questo. Sto ragionando, eh? Ma questo è davvero il primo e l'unico per ora blush che io ricompro. Durante tutte le mie test ho provato tanti fondotinta e ne ho ricomprato qualcuno. I correttori li ricompro sempre, le cipre le ricompro sempre, ma il blush è una di quelle cose come l'illuminante o come la terra che è difficile che io ricompro perché ci sono talmente tante e ne escono sempre talmente tante che è difficile che io lo ricompro. Questo lo ricompro. Quindi, ok, fatemi sapere se vi ho incuriosito, se avete provato questa linea di, perché sono tantissimi tantissimi colori, quindi trovate tranquillamente quello più adatto alla vostra carnagione. Se l'avete provato, se vi incuriosiscono questi prodotti, se li avete provati magari ed come vi siete trovate e niente, che bello grande comunque sia. Come sempre, spero sia stato utile e se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!